Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia. E lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un bociare! Good morning volley! Le pizzo sotto rete! La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati. Ed eccoci arrivati lunedì 28 settembre, puntata numero 5 della seconda. Ah, questa volta stai tenendo tutto il conto. Vabbè, allora, subito. Appena apro bocca, mia sorella provvede immediatamente a massacrarmi. Certo che poi sbaglio e poi mi rimproverate. No, ma fai benissimo. Numero 5, finalmente dopo 4 puntate prettamente maschili, oggi abbiamo deciso, per la felicità di tutti, di portare in studio 2 donne, non solo belle, brave, ballerine, danzatrici di danza orientale, Maria Grazia Brischetto. Sì, buonasera a tutti. E Giovanna Nicolosi. Sì, manca Giusy Faro che doveva essere con voi, poi siete fate parte del gruppo delle donne di Ararat di Sara Pappalardo, dell'associazione Teri al Crubra, e siete bellissime, bravissime e quant'altro. E ma allora dice, che c'entrano con la pallavolo? Che c'entra con la pallavolo? Niente. Ma no, non è che dobbiamo forza parlare di pallavolo. Quest'anno, è una cosa quest'anno abbiamo deciso di allargarci. Tu hai deciso di allargarti, ma io ti seguo perché. No, perché sennò sempre pallavolo, Madonna, che stress. Sempre. Aumentiamo. E allora partiamo subito da Maria Grazia. Da quanto tempo danzi? Classica allora, domanda. Io danzo da 9 anni, da 5 anni insegno. E niente, ho cominciato con la danza, solamente con la danza orientale, non avevo mai fatto danza in vita mia. E la danza orientale mi ha subito rapita, mi ha colpita. Più che la danza orientale, Teri al Crubra mi ha rapita. E mi più ha Teri al Crubra, Sara. Esatto. Diciamo che Sara è l'anima di Teri al Crubra. Sara è incredibile. Esattamente. E per cui niente, sono entrata a Teri al Crubra e non sono più uscita, perché Teri al Crubra è casa. Per cui. Quindi tu anche insegni a Teri al Crubra? Sì, sì, sì. Quindi fai parte sia del gruppo, diciamo, per restare in termini pallavolistici, dell'agonistico e poi esatto, lavori, sì, insegni. Sì. Inoltre insegno e lavoro a Teri al Crubra insieme a Giovanna, insieme a Giusy. Quindi, e voi fate anche gli spettacoli, no? Proprio sì. Fate dei veri e propri spettacoli, Giovanna. Come vi, dove andate, matrimoni, insomma, cosa sì. Allietate con le vostre danze? Eventi sia privati che anche pubblici nelle piazze. Siamo andati anche fuori. Sì, esatto, abbiamo fatto degli spettacoli sì. Fuori dalla Sicilia e anche fuori dall'Italia, siamo stati anche in Svizzera e balliamo anche in vari festival, insomma. Quindi diciamo che è la vostra professione o voi fate altro pure? No, per il momento questa no. È la nostra professione, sì, esatto. Quindi proprio in full immersion. Esatto. Ma tu le hai viste danzare? Io le ho meravigliose. Viste, sì, 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 è una cosa anche io che non ne capisco veramente proprio niente, sono la negazione assoluta per la per qualsiasi tipo di danza, però per guardare ci sto. Devo dire che mi hanno colpito moltissimo, anche per la, varietà, non c'è, perché fate vari tipi di danza sì, orientale, esatto, cioè non è che solo stili. La danza del ventre e basta, cioè sono tante piccole. Sì, sì, piccole, facciamo grandi, vari stili, insomma, strumenti sì. Diversi, stili di danza diverse. E quindi voi vi specializzate in un certo senso in qualcosa oppure siete capaci di fare un po' tutto? No, noi spaziamo in tutte quelle che sono le danze orientali e facciamo anche Bollywood, perché Sara fa anche Bollywood, uno stile che è prettamente suo. È uno stile che invece è quello di Sunny Singh, infatti sarà il franchise, è l'unica persona in Sicilia ad avere il franchise di Sunny Singh. Di Bollywood. Che è stato qua. Che stato sono stati ospiti, sì. È stato intanto ospite qua e sarà ospite qua a ottobre. Sì, esatto. Presenteremo anche sarà questo, il Bollywood Fest. Questo grandioso sì. Evento. Ricordiamo che abbiamo questa novità che si può intervenire su WhatsApp al 340. Speriamo che intervenga. 051 1286. Vabbè, è una novità. Così, insomma, siete. Scusami, questa gamba. E poi dove spunta? Scusa, non lo so, l'ignoranza qua tecnologica. I eventualmente spuntano qui sul sì, monitor. Mi pare ovvio, non è possibile. Ti prego, per favore, che qualcuno. Allora, ci
scrivere. 340 051 1286 da oggi potete intervenire su WhatsApp. E ritorniamo a Giovanna. Sì. Quali sono le discipline che la Terial Cubra propone alle sue appassionate donne, come le chiama? Ma anche uomini però. Sì, sì, abbiamo anche uomini. Anche se la percentuale bisogna ammetterlo che è molto bassa. Sì, però abbiamo... c'è qualcuno, qualche sì. folle che fa questa cosa. Soprattutto il Bollywood. Da net ci sono anche i maschietti. Il Bollywood è bellissimo. Sì. Da provare, molto da fare. Divertentissimo. Allora, noi facciamo danza orientale prima di tutto. Poi c'è la Tribal Fusion. Poi abbiamo Bollywood, Ula con Giusy. Poi abbiamo danze zingare, corso di Darbuga con Giorgio Rizzo. Diciamo che sono percussioni per dirla volgarmente, ma non è così perché sennò Giorgio ci ammazza. Faremo venire anche lui, così per fare capire qualcosa al pubblico. Che... Zumba, Pilates, Donatella, yoga della risata. E poi una volta al mese facciamo Ula, Bollywood e Passione Verde. Sì. Preparatissima, quindi. Sì. Ho detto tutto. Sì, diciamo che l'associazione riapre il giovedì 1 ottobre, va avanti poi con tutta l'attività dell'anno e poi tutti i vari saggi e quant'altro. Voi pallavolo non ne avete mai visto? Sì, la conoscete a pallavolo, uno sport, insomma. Sì, la conosciamo. La conoscete, però chiaramente. Diciamo che loro stanno alla pallavolo come io sto alla danza. Però è importante conoscere realtà diverse. Infatti, anch'io devo dire che. Ammetto la mia ignoranza, non conoscevo la cosa, ma da quando le abbiamo viste è stato amore a prima vista. Ho provato a farlo, ma non è cosa mia. Vabbè. Anche se Sara sostiene però che c'è riuscirebbe. Sempre speranza per tutti, perché da tutti possono fare danza orientale, tutti, dai 5 agli 80 anni, dai 20 kg ai 100 e esatto. più. Diciamo che Sara è talmente brava che sarebbe capace di fare ballare anche me, il che anche è tutto me. Dire. A me ha fatto ballare una volta quando eravamo a Zafferana sì. che poi ha coinvolto un po' il pubblico. Devo dire che anche io mi anche sono messa lì a fare nella confusione, dico tanto non mi vede nessuno, ci ho provato anch'io ed è stato divertentissimo, anche se sono state 30 secondi però. La musica è bella, poi ma voi praticamente organizzate tutto, i costumi, il trucco, fate tutto da sole? Sì, facciamo tutto da noi, i costumi a volte li facciamo li creare, voi, li facciamo realizzare noi da insomma nostre sarte, altri invece li prendiamo in Egitto, dipende insomma da quello che ci serve, dalle esigenze del momento. Prossimi spettacoli, a parte il Bollywood Fest a ottobre, cosa avete in programma per il momento? Saranno le ragazze Sara in Bulgaria. Sì, esibiscono in Bulgaria e il 22 ottobre. Ok. voi non ci siete? Voi non ci sarete lì? No. Questo è un altro gruppo? No, lo stesso gruppo, solo che a volte vanno alcune ragazze. Certo, è chiaro, non potete andare. Non certo, ci spostiamo certo. mai tutte. Perché quante siete? Questo è il gruppo, si chiama le donne di Ararat, diciamo quelle professioniste. Esatto, siamo in 10. Certo, quindi già, vi alternate. Allora, ti volevo dire, ritorniamo un attimo però. No, volevo chiedere un attimo a Giovanna, da quanto tempo danza? Allora, io danzo da 7 anni e insegno da 2. Ora da quest'anno sarò anch'io a Terial Cubra insieme a Sara e a Giusy e insegno anche in diverse palestre, però diciamo che... La casa principale è quella. Vogliamo tornare alla pallavolo? Alla pallavolo perché diciamo che questa volta abbiamo iniziato la stagione con la nostra solita... Portano bene, le pizze portano bene. Tant'è vero che gli ospiti che erano qui con noi venerdì alla vigilia di questa finale nazionale UMS dei veterani che speravano, hanno parlato di questo scudetto, speravano di fare il triplete o hanno vinto per il terzo anno hanno vinto il terzo anno consecutivo, hanno vinto lo scudetto la squadra di Carlentini Santa Teca Carlentini. Tra l'altro io ho visto tutte le edizioni, devo dire che questa è stata la più combattuta, hanno vinto 15-13 al tie-break, diciamo che non erano tanto splendidi. Io ho incontrato oggi davanti a scuola, ho incontrato uno dei Maurizio Lopez, che mi ha detto avevo fatto i complimenti e lui ero lì un po' acciaccatello, sono stata contenta di aver visto che anche i giovani hanno qualche dolorino. Sì, anche Piero credo che forse sarà l'ultimo anno perché era un pochettino. Erano un po' fuori dall'evento, però grandissimo risultato sia di pubblico che insomma di risultato vero e proprio, perché è stato insomma un ottimo inizio di stagione anche per noi. Sì.
perché portiamo bene. Esatto. Ricordiamo che all'Olimpiade ora sto cominciando a guardare le squadre qualificate, che ancora non si è, a parte la pallavolo maschile, non si è qualificato nessuno. Ricordiamo che all'Olimpiade di Rio mancano 312 giorni ancora e che la pallavolo femminile sta disputando. Vabbè, questo noi dobbiamo sparare tutto, no, nel non primo lo dico quarto d'ora. Già siamo praticamente, credo, siamo già. Vabbè, allora Giovanna, siamo al primo stop. Non lo vedo, ma tu l'orologio non lo guardi mai. Ma non c'è l'orologio lì. Come no, non c'è, là dietro c'è un orologino nero. Ma se lui non mette il conto alla rovescia io non mi fermo. Allora, intanto ascoltiamo Uprising dei News, che piace moltissimo a me e a Gabriele, e poi pubblicità e poi di nuovo con le ragazze. Ed eccoci rientrati dopo questo stacco pubblicitario e musicale. Ah sì, abbiamo ascoltato Uprising dei News. Come sempre impreparatissima. No, me lo scordo sempre, in effetti è una cosa che va fatta comunque, lo insegnano nelle... Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, non ci mandate tutti questi messaggi, perché non riusciamo a gestirli. Vediamo se porti... 340 051 12 86, perché potete parlare con noi anche tramite WhatsApp. E con la video chat e con le nostre amiche dell'associazione Ethereal Club Danze Orientali. Maria Grazia Brischetto e Giovanna Nicolosi, che sono sia danzatrici. Ma perché ci tenete tanto? Cos'è? Che differenza c'è fra danzatrice e ballerini? Sentiamo. No, ma in realtà non è una questione di differenza. Mm. E non lo so, ci fa sentire un attimino più... più serie, più importanti, sì, forse ballerine un po' troppo... più diverse. Voi perché chiaramente è una cosa particolare. Dà più idea di morbidezza. La danza, in effetti, esatto. Sì, ballo è diciamo che più, forse più movimentato, dà un'idea più... Sì, più... per quanto anche la danza orientale ci sono degli stili molto movimentati. Sì. Però non lo so, danzatrice si dà un attimo... un'idea più dolce. Vi sentite più sintonia con questo nome. Più elegante. E quindi dicevate che si può danzare dai 5 agli 80 anni, vero? Sì, anche più. Anche più. Ce la si fa. Sì. E voi avete sia bimbe, avete tutte le età rappresentate all'interno della vostra associazione, capitanata da... La maestra con la M maiuscola, Sara Pappalardo, che io non lo so, veramente io quando la vedo danzare mi emoziono, vengono le lacrime, è più forte di me, perché non lo so, anche ieri in questa sorta di open day, che era una cosa assolutamente così, diciamo alla buona, tra virgolette, io quando la vedo, non lo so, mi trasmette qualche cosa. Ma sì, perché in primis danza col cuore, poi col corpo. Sì, sì, ma proprio. E questo poi in fondo è ciò che insegna a tutte le sue allieve. A noi che siamo il gruppo professionale, ma anche a tutte le sue allieve. Sara dà tanto a noi che lo facciamo appunto per professione, quanto a tutte le sue allieve che lo fanno per piacere, per il loro corpo, per la mente. Passare bene. Ma come avviene il passaggio dal fatto che voi avete iniziato prima ovviamente come allieve e poi cosa, ci sono degli esami, fate voi dei test? Allora sì, all'interno dell'associazione al quinto anno si possono fare degli esami per passare a un corso successivo che si chiama laboratorio coreografico. Mm-hmm. Poi ovviamente invece per passare nella compagnia si fanno degli esami. Non con Sara, sino ad ora li ha fatti la nostra maestra Yael Troncinski, che è la maestra anche di Sara, e per cui poi lei decide insomma chi può passare in questa compagnia o meno. Ma comunque questo titolo che avete voi vi consente anche, voglio dire, se uno partisse, se andasse fuori, a insegnare anche fuori, è un titolo valido, cioè siete abilitate all'insegnamento delle danze orientali o è solo per Ethereal Kubra, cioè siete insegnanti? Allora, noi insegniamo il metodo Ethereal Kubra, il metodo che ci insegna Sara. Poi la maestra Yael Troncinski, che è di quale nazionalità? Argentina, sì. E Sara organizza un percorso con lei e lei dà invece alla fine ovviamente degli anni di studio e si consegue sì, il titolo di maestra del suo metodo. Ho capito, perché ognuno di loro evidentemente ha un settore, come dite voi, un metodo che spesso... Sì, lei ha il suo metodo di insegnamento, insegna quello, sì, per cui poi dà il suo attestato. Invece Giovanna, questo costume che voi indossate oggi ha un nome particolare, qualcosa di particolare? Sì, si chiama Galabia, di solito noi la usiamo per le danze popolari.
la danza col bastone, proprio le danze popolari della danza orientale. Ma e poi ci sono dei costumi come questo, oppure comunque li inventate voi, li ragionate voi a secondo della danza, oppure sempre quelli Bollywood devono stile. Avere particolari diciamo caratteristiche? Dipende sempre dallo stile, in base allo stile che facciamo abbiamo l'abito. Sì, perché classico, ogni danza ha il suo costume tipico. Sì. E poi usate anche i cimbali. Poi usate, insomma, fanno un sacco di cose. Non si può non andare all'Associazione Tirial Cubra. Ricordiamo i contatti, forse sono anche dei contatti. Sì, l'Associazione Tirial Cubra è ad Aci Bonaccorsi in via Luigi Einaudi 5. E potete anche telefonare 095 789 0788, oppure 347 7971 824. Preparatissima. O aggiungerci su Facebook a Tirial Cubra Danza Orientale o Sara Pappalardo. Insomma, ed è veramente un percorso da seguire. Torniamo un attimo ai campionati europei di pallavolo femminile, perché sono iniziati, sì, che si stanno svolgendo nei Paesi Bassi. In Belgio. Ho avuto un attimo di blackout come sempre. Dal 26 settembre al 4 ottobre. Quindi sono appena iniziati. No, appena iniziati, insomma, qualche giorno già. Sì, l'Italia, da due giorni. L'Italia ha già vinto due partite 3-1. Sì, l'Italia, questa Italia che non è l'Italia che abbiamo visto qua. Non è assolutamente l'Italia. Che abbiamo visto qua alla World, cos'era, da Grand Prix. Grand Prix. Mia sorella veramente al Grand Prix a giugno. Grand Prix e World League. Grand Prix femminile e World League maschile. Che quindi non è, diciamo, la stessa squadra, perché sono state chiamate un po' le senatrici. Diciamo che Bonitta si è guardato in salute, perché sì, vuole vincere il campionato europeo, quindi da me, a parte me e te, ha richiamato tutte. Gente proprio grandissima. Insomma, gente grande di esperienza. Io perché dire, se evidentemente non ci sono rincalzi, non ci sono giovani migliori dei vecchi, delle vecchie, fra virgolette, perché non chiamarle? Insomma, a un certo punto, cioè, c'è un po' di polemica, però... Se il valore è quello e più di quello non c'è, tu ti vedo perplessa. No, stavo pensando ad altre cose. No. Esprimiti. Vabbè, insomma, direi che hanno trovato il 19enne talento mondiale. Vabbè, che è però insomma, c'è Ofelia pare che sia, non dico a livello di Giannelli, però no, insomma, queste due partite no, sono state un po' scandalose come livello, quindi potevano giocare anche gli avversari. Siamo troppo forti, secondo me. Diciamo che la finale è il minimo che possa fare l'Italia, perché ha già vinto, ripeto, 3-1 nel suo girone. Ricordiamo che sono 4 gironi da 4 squadre. Mm-hmm. Le prime 3 accedono alla seconda fase. Credo che la prima non gioca perché fanno ottavi, quarti e quant'altro. Quindi direi che dai 4 gironi. Con chi ha vinto 3-1 contro la Slovenia? Ha vinto contro la Slovenia e la Polonia. Mentre nel girone B la Turchia ha 2-3-0 contro Azerbaigian e Ungheria. Nel girone C, mi potrei anche mettere gli occhiali, ma faccio finta che ci vedo bene. Russia ha vinto due partite. Io non ci provo neanche, non perché non ho gli occhiali, ma perché come scrivi tu, praticamente assolutamente illeggibile. E io però ci leggo, io scrivo così. Infatti, quindi girone C, la Russia ha vinto 3-0. Vabbè, tu saresti spuntata con tutte cose del computer, uno spreco inutile. Prendi due appunti e basta. Siamo diversi. Ci mancherebbe altro, se no saremmo già scannate in 50 anni di vita insieme. Allora, esatto. Russia 3-0 contro la Bielorussia e la Bulgaria. Anche la Russia non è quella che abbiamo visto qua. Anche perché comunque non è che vincendo l'europeo hanno il pass, non c'entra niente. Se serve vincere il titolo continentale, ti segnalano la seconda. Un attimo, completo il girone. Girone D, che è Germania, Repubblica Ceca, Romania e Serbia. Significa che non riuscivo a capire, ho dovuto interpretare la mia scrittura come si diceva a scuola. Arrivo. Che se non capisci la tua scrittura sei asino per natura. Esatto. 3-0, la Serbia ha vinto 3-0 con la Germania Repubblica Ceca. Ma mai canzone fu tanto precisa in questo momento. Attenta, non la devo dire io. Attenta dei Negramaro, poi pubblicità e poi di nuovo con le nostre amiche di Tirial Cubra. A dopo. Avuto tutto. Ed eccoci rientrati dopo Attenta dei Negramaro. Ma abbiamo qualche messaggio. Ascoltato Attenta dei Negramaro. Oh, forse c'è un messaggio. Finalmente. Aspetta, cambio gli occhiali. Vabbè, io da qua ci vedo. Vorrei chiedere vai tu. Vorrei chiedere quanti anni ci vogliono per perfezionare la tecnica
della tradizionale danza del ventre. Grande. Grazie, un saluto a Globus. Questa è la domanda che ci fanno tramite. Ma voi danza del ventre non vi piace tanto, sbaglio, eh? Allora, in realtà il termine danza del ventre, ecco, non è il massimo. Non è il massimo, lo so. Non è il massimo. Danza orientale non lo preferiamo. Perché la danza orientale è vasta. Per rispondere a questa domanda? Allora, è ovvio che è soggettivo. Quindi per perfezionare la tecnica possono bastare 3 anni, ne possono bastare 4, ne possono servire 5, 6. Comunque più si studia e più ci si perfeziona, non si smette mai di imparare. Esatto. E chiunque insegni deve continuare a essere un allievo, perché comunque l'allenamento e lo studio servono sempre. Ma c'è un'evoluzione anche in questo tipo di danza, quindi ci sono sempre cose nuove che si possono imparare. Assolutamente, tant'è che seguire gli insegnanti nei vari festival serve pure ad apprendere stili diversi, perché ogni insegnante ha il suo, ogni insegnante offre qualcosa di diverso, anche a livello personale ovviamente, perché comunque è una danza alla quale si può dare tanto di se stessi, e per cui è importante anche il lato personale che ogni insegnante dà quando insegna. E ricordiamo che, a proposito di festival, Terial Kubra organizza un grandissimo festival, oramai è giunto credo alla 7ª edizione, l'anno prossimo forse. Esatto, il esatto. Camps in Festival a luglio, insomma un evento di portata, possiamo dire, mondiale. Esattamente, sì. Sì, non possiamo dire un evento, sì, assolutamente internazionale, perché non si può assolutamente perdere. Di solito quando qua ci sono gli allenatori, le giocatrici, noi chiediamo a trabocchetto pregio e difetti. Quindi noi Giovanna, io mi dissocio da questa cosa, sei tu quella fai. Allora, un pregio e un difetto di Maria Grazia, se non ne ha, va bene, meglio così, se non ha difetti, ma difetti. E poi lo vogliamo anche per Sara, anche se è assente, la salutiamo, la grande Sara Pappalardo, e poi un pregio e un difetto, ma sì, simpaticamente. Cosa riscontri in Maria Grazia, Maria Giovanna? Maria Grazia, quello che ammiro di lei è che è una persona molto precisa, molto attenta a tante cose. Io, siccome sono totalmente opposta, ammiro tantissimo la cosa, dico, ma veramente è precisa. Precisa. Bello. Mi piace un sacco. Difetto. Difetti. Se ne sta andando? No, non si può dire. No, non lo posso dire. Difetti, non gliene troviamo. Non ne ho un sacco. E allora va bene. Invece, Maria Grazia, un pregio e un difetto di Giovanna. Pregio è dolcissima. È una persona dolcissima. Un difetto, timida. Timida. Troppo timida, che forse a volte è anche un pregio, però in questo caso è un difetto. Dovrebbe essere un po' più. Ma nel danzare forse un po' o no? Ma no, nel danzare no, riesce. Si lascia andare, la sua timidezza la annulla. Grazie alla danza, diciamo che questa timidezza è superata. È superata, sì. Ma anche qua venire in radio ti ha un po'. Ma certo. Avevi il batticuore. Va bene, ricordiamo ai nostri amici che quest'anno cercheremo di dare, cioè di parlare spazio, di pallavolo, sì. Però vogliamo ampliare il nostro, come si dice, orizzonte. Non possiamo restare settore dopo 57 50.000 anni. Però ovviamente il nostro cuore è sempre alla pallavolo. Quindi ricordiamo che ovviamente ancora i campionati non sono iniziati. Abbiamo già cominciato con le varie presentazioni, sì, in allenamento, in preparazione. E comunque la carrellata sui campionati e sulle squadre continuerà dopo questa bellissima parentesi colorata, fantasiosa, bella, elegante e sensuale delle danze orientali con Maria Grazia Brischetto e Giovanna Nicolosi dell'associazione Terial Kubra. Da maestra è la vita, il cuore pulsante, il fulcro. E Sara Pappalardo, devo dire che anche Giovanna, sua mamma, fa un sacco di cose. Sì. Diamo anche un merito ad Antonio. Antonio no. No, anche Antonio, anche il suo merito. Antonio la segue. Solo per sopportare la mole infinita di donne che entra in quella scuola, diciamo che anche lui ha il suo. Ormai si sarà corazzato, ormai proprio sarà. Ma mi sembra uno pacifico, tranquillo. Sì. Sceso dal nord, studia, guarda, però. Sì, ha imparato a non vedere. Ah sì? E quindi ricordiamo che se volete qualche notizia in più sull'associazione, potete tranquillamente andare sulla pagina Facebook, che forse è la più immediata, Terial Kubra o Sara Pappalardo. Oppure chiedete a noi. Oppure noi faremo da tramite col WhatsApp 340-051-1286. Mi piace questa cosa di dare il numero, perché quando lo danno alla radio io non riesco mai a beccarlo, non riesco mai a mandare messaggi.
Va bene, siamo all'ultimo minuto, sì. Hai qualcos'altro da dire? No, forza, dicevo, Italia, la pallavolo, sì, insomma, che finisce. Cercheremo di seguirla un attimino con più attenzione, sicuramente nella prossima... L'abbiamo seguito con attenzione, che non c'era niente da dire, perché le partite sono state facilissime. Io non ho potuto vedere neanche, non so esattamente chi è che sta giocando, so solo per sentito dire, prometto che ti documenti da qua a venerdì, anche ci sarà qualche dato in più, daremo insomma notizie più e anche perché Bonito ha detto che il set che hanno perso è stato colpa sua perché ha fatto dei cambi. Che vuol dire? Perché uno non può cambiare, non so, si è preso la responsabilità di aver perso il set, forse voleva vincere tutto 3-0, arrivare fino al titolo. I cambi vanno fatti, diamo spazio un pochino. Voi non avete le competizioni, ma la competizione è cos'è? Per voi la competizione è a pagare il pubblico, insomma, fare... Sì, in fondo è questo. In realtà anche nella danza orientale ormai c'è competizione, ci sono le gare, sì. Ma voi non vi dedicate a questa attività, credo che sarà... Molto poco, non siamo molto interessati alla competizione nella danza. Va bene, il tempo è scaduto, 312 giorni a Rio 2016, ringraziamo. Così sembra lontanissimo, ma vedrai che poi... Sì, sì, arriverà immediatamente. Ci troveremo, che mancano... Ringraziamo Giovanna Nicolosi, un'insegnante di danze orientali presso l'Associazione Trial Cubra, e Maria Grazia Bischetto, pure lei, un'insegnante, danzatrice di danze orientali. Di danze orientali. Basta. Allieve di Sara. Grazie a voi. Ci vediamo presto al Bollywood. Sì, 00:00, grazie, ci sentiamo venerdì. Alla prossima. Ciao. 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 Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia. E lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un bociari! Good morning volley! Le pizzo sotto rete. La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati. I'm tired.